Noi siamo qui proprio perché noi non possiamo digerire, non abbiamo digerito diciamo la storia che è successa a questo nostro collega, perché noi abbiamo perso un amico, un collega e un fratello, quindi noi non l'abbiamo digerito. Noi in parecchi comunicati abbiamo praticamente preventivato quello che sarebbe successo se praticamente non si risolvesse questa problematica, voglio dire. Quindi l'abbiamo sempre ribadito che ci sarebbe stata questa determinata situazione, perché è uno status di oppressione nei confronti dei lavoratori, perché noi chiediamo diritti e con questo discorso non è possibile. Adesso noi abbiamo la risoluzione Fiano che prevede praticamente la risoluzione di tutto questa stabilizzazione di tutto questo personale affinché finiscano questa macellazione umana, perché praticamente non è possibile andare avanti così, perché come vi ho ribadito prima, noi l'abbiamo fatto in parecchi comunicati questo discorso, e in più voglio dire, cioè, come c'è stato Fabio, ci sono stati anche altri colleghi, prendiamo anche il collega di Udine, ma come quello di Udine ce ne sono stati altri, voglio dire, per questa problematica. Quindi, dato che la risoluzione Fiano, diciamo, non vogliamo esprimerci, ma non perché non vogliamo, ma perché praticamente stiamo cercando di capire praticamente cos'è questa, diciamo, tra virgolette, chiamiamolo metaforicamente parlando, intoppo, ma non, in realtà questo intoppo non c'è. Dobbiamo capire perché questa risoluzione Fiano, come testo, è immessa nella legge delega della riforma della pubblica amministrazione della Madia. Noi 2 settimane fa, attraverso il Coordinamento Nazionale Precari, a nome di Gabriele Miele, abbiamo fatto una richiesta di incontro per la Madia, perché lei sa quando verrà, diciamo, tra virgolette, calendarizzata. Quindi dobbiamo cercare di capire questa cosa. Perché? Perché il 21 di luglio noi siamo stati al Partito Democratico, dove praticamente ci è stato detto che questa risoluzione deve essere portata a compimento, perché è un volere politico, voglio dire, perché ce l'hanno, non è che è promesso, però in realtà è così, perché abbiamo la carenza d'organico. Però noi siamo scesi in piazza proprio per Fabio, perché Fabio vive dentro di noi. Per noi non, cioè, noi non siamo dei robot, quindi questo status deve finire, questo status di violenza deve finire.